pomeriggio tennis, campionato di seconda categoria, la sesta di andata, dal doppio Pino Cutrupia di Milazzo, il DPC vs il Lipari, Lipari Inter Club Lipari. Oggi 16 novembre 2019 si gioca alle 13 per causa di, perché è tutta la squadra ospite delle isole, quindi deve rientrare, anche che c'è qualche minaccia di scirocco, lo scirocco mette in difficoltà. Sono le 13:08 minuti, partiti! Ora il numero 8, Puglisi! E Puglisi! Ora il bersaglio! Ora attacca ancora la conclusione di Pace, Curro, Curro che si porta palla sulla destra e poi il travestone a terra! Lo batte il numero 7, la parata, la respinta di Lombaro! E lo batte Zambra, Zamba che conclude, parte ora, attenzione, attenzione, la conclusione, la parata di Lombardo, Lipari, ora ancora il DPC, Curro, attenzione, Curro, Zambra, pallone che spiove in aria, attenzione, si salva intanto che commette una piccola ingenuità, e si scappa il gol, gol del Lipari, 1-0 ha segnato, vediamo un po'. Mario Puglisi. Ora un'azione del Lipari con Felice Puglisi che conclude alto. Andaloro tocca per Pace, Pace ancora a terra per Curro, Curro ancora Pace e poi il triangolo, Curro, gol! Gol! Splendido gol di Curro che con un sinistro imprendibile batte il portiere Fidiano. Pareggio, pareggio del DPC con Curro. Pallone, attenzione, un missile, Pace che se ne va sul lato sinistro, almeno cerca il cross e sfiora il bersaglio, l'angolo battuto, si salva, tiro parato, deve vedere esattamente, intanto vediamo, quasi un regalo, si salvo. E su questo calcio d'angolo Curro anche il colpo di testa vincente. Ora Dani. Dadi, parata di Lombardo! Attenzione a Camattari che mette il pallone in porta, ma il gioco era già fermo. Ancora una conclusione dell'Ipere con Dadi che tira fuori. Ancora un'altra conclusione pericolosa dell'Ipari. Pagano, il tocco soft! Velocemente, Gitto! Gitto, Gitto ancora e da pochi passi c'è il gol, il gol che probabilmente è il gol della vittoria, gol al 90+1, il DPC si porta in vantaggio, credo che sia stato ancora Curro. Attenzione, si rischia ancora. 1, 2 e 3. Finisce così con il DPC che al 90+1 recupera i 3 punti della gara. Un bye bye da Settimane Danis alle prossime puntatissime.